7 settembre 2006, la 13ª edizione di Festoria inizia questo giovedì con la band Marta sui tubi. Abbiamo con noi tre componenti della band: Carmelo, Ivan, Giovanni. Fanno fatica a ricordare i nomi, ma forse avete già bevuto troppe birre. No, no, ancora no. Ancora è troppo presto. Che ore sono? Sono tipo le otto e mezza. Allora sì, abbiamo bevuto troppo. Ok. Allora ragazzi, voi cosa fate, da dove arrivate, che genere di musica fate? Musica leggera italiana. Ok, vi ispirate a qualcuno in particolare? Sì, agli Sugar Free. Sugar Free, nome assolutamente noto. Tra l'altro pure catanesi, quindi coi note. Voi siete di Catania? No. Ma mi dite un'espressione tipica catanese. Ma non siamo di no, allora, a chi sarei dopo attaccasse una tastiera e ciampicasse in tuo culo. Non ti è venuta bene, riproviamo col toscano. Ah, quella lì la legherei sulla tastiera e la ampierei in del culo. Ok, Marta sui tubi, da quanto tempo suonate insieme? Ok, vogliamo vedere il petto del... Che cosa suoni tu? Io sono... La liana. La Antartica. La liana. La palastica. Okay. Ma assolutamente no. La palastica. Del tempesto. La palastica è come tutto lo strappetto con la mascozzina matapellaccia che si suona con il petto del tamburo. Presente? Assolutamente no. E che segnorante. Ok, Marta sui tubi, da quanto tempo è che suonate insieme? Da 4 anni. Ok, avete già partecipato a qualche concerto, festival, qualcosa di grosso? Bella domanda. No, no. Questo è il primo festival. Castrocaro. A parte Castrocaro che ci hanno praticamente buttato fuori perché Giovanni si è buttato sulla giuria e ci hanno eliminato subito. Ok, raccontateci un po' di questo concerto allora. Come è iniziato, come è finito? Beh, è iniziato con le mie due corde che si rompono. Ne avevo tre. Due si rompono e Giovanni poi inizia tipo a ballare sul palco per un attimino per darmi il tempo. Tempo di cambiare le corde. Certo. Che strumento suonavi per avere solo tre corde? La chitarra. Certo. La chitarra. Una versione totalmente nuova utilizzata solo da Marta su YouTube e consigliata ai fan. Dai. Ok, un esperimento non riuscito, ok. No, assolutamente. Quindi no, insomma, lui poi si atteggiava, insomma, voleva coprire un attimino la mia figura, la figura importante, il perno, diciamo, del pirlo della situazione, ed è caduto sulla giuria. Ma perché era magari un pochino brillo o no? Ma quale brillo? Gli è mancato il palco. Io ho un problema. E c'ho la panza retrattile, quindi quando la panza incomincia a venire fuori, allora perdo l'equilibrio e cado. Anche lui ha la panza, fai vedere la panza retrattile. Ma questo è perché dobbiamo dire ai vostri fan che è perché avete studiato, avete imparato a utilizzare il diaframma per cantare. Infatti non siamo ancora rimasti incinti per questo. Devo dire che ci vuole fegato. Ci vuole fegato con per questo. E con questo. Ok, la prima volta che venite a Saronno? Sì, la prima. La prima volta che sentite parlare di Festoria? No, io no. No, Festoria. Catania è famosa. Allora, noi abbiamo finire con sta Catania. Non siamo di Catania. Di dove siete allora? Marsala e Palermo. Quindi okay. Stai rischiando grosso. Ok. Allora, il nostro regista ufficiale è saronnese, si dice? Sì. Saronnese, sì. Come si chiama? Fabio Luongo. Sì. E scopriamo casualmente che era un mio compagno del liceo. È incredibile questa informazione, davvero. Rossiccio che faceva l'hip hop. Era già gay. Questo non me lo ricordo, o forse non lo voglio dire. Però davanti alle telecamere non si può mica dire tutto. Ok, Fabio Luongo, quindi il vostro regista, avete fatto anche qualcosa oltre alla musica, quindi? Ho fatto 4 video con lui, stiamo per fare il quinto. Dove stanno girando? Dove stiamo girando? Ancora dobbiamo iniziare, tra un pochino iniziamo, a Bologna probabilmente faremo il prossimo. Special guest Bobby Alone, Bobby Soul. E dove avete girato i video? Ne potete raccontare almeno uno, cioè? Abbiamo girato uno in Sicilia, uno a Bologna, uno... L'altro a Bologna pure. Sì, il più bello che abbiamo girato è stato nella storia dove c'era praticamente una bambola gonfiabile che a un certo punto si animava, si sgonfiava
e praticamente sputava tutto quello che aveva, diciamo, accumulato nel corso degli anni. E questo però non ce l'hanno fatto passare, non so perché. Vecchi spermetti. Parte che doveva essere assolutamente fatta da un certo Little Tony, che si è rifiutato non si sa per quale motivo. Ma posso chiedervi in una frase di esprimere il concetto dei vostri testi? Ah, questa era già sufficiente. Ok. Va bene, Piero da Saronno vi saluta, vi ringraziamo per questa piccola intervista e ci risentiamo magari l'anno prossimo o da qualche altra parte. Si spera, anche perché mi hanno diagnosticato una malattia grave, quindi speriamo di esserci. L'alcolismo acuto. Abbiamo cambiato con location, come potete vedere, perché c'era un po' di frastuono col concerto di Bugo. Cambiando location cambiamo anche musica, non frastuono. Musica. Frastuono era perché si sentiva male. In dissonanza, ma che era musica. No, si sentiva male. Solo. E appunto, cambiando location abbiamo cambiato anche argomento. Stavamo iniziando a trattare un argomento abbastanza importante con la canzone nuova. Come è nata appunto l'idea di proporre proprio questa sera la canzone e quella canzone? Giulio, che è il nostro compositore. Ma credo che la cosa importante sia dare un segnale di crescita, perché comunque qui noi giochiamo in casa, molta della gente che ci viene a vedere ci conosce da anni e ha perfettamente presente il nostro repertorio. E allora noi volevamo comunque dare un segnale all'interno della continuità, perché poi la maggior parte della scaletta comunque era fatta da pezzi che loro conoscevano perfettamente. Storici, tra l'altro. Sì, di comunque del fatto che le Luci Rosse sono vive e come tale continuano a comporre e ad evolversi e a fare cose nuove. Come mai proprio quel pezzo? Ma innanzitutto di il titolo, che così... Il titolo si intitola E luce fu. Sì. E direi che fondamentalmente la ragione di aver portato questo pezzo è perché è un segnale di continuità nella discontinuità. Mm-hmm. Nel senso che questo è un testo che è nato ancora nella... cioè è un testo che appartiene al vecchio repertorio delle Alluci, sì. Ma è anche una canzone che poi non avevamo mai compiutamente scritto. Quando ci siamo ritrovati un anno fa, l'abbiamo musicata finalmente, ha avuto quindi una sua collocazione ci è piaciuta, e siccome è quella canzone che in fondo ci ha dato, come dire, ci ha restituito la dimensione del fatto che noi fossimo ancora capaci di scrivere della musica, allora ci sembrava giusto proporla, semplicemente perché c'è continuità e discontinuità allo stesso tempo. Com'è vivere Festoria un bel po' di anni dopo? E viverla in ruoli differenti, e viverla a livello di organizzazione nei primi anni, nei primi 2-3 anni, e viverla come musicista sul palco e anche dietro il palco, e poi vissuta anche con altri ruoli come semplice spettatore nel corso degli anni successivi, e con ruoli diversi, ma sempre una bellissima sensazione di unità da parte del gruppo che lavora, e che quest'anno rispetto a qualche anno fa mi sembra che ha fatto, non perché c'eravamo noi, sicuramente un lavoro più approfondito su quello che è riportare la gente a Festoria con della musica che non sia solamente ska, reggae o puro punk, ma con qualcosa di dissonante e di ugualmente creativo. Ho capito, adesso ti do l'accendino che lo cerchi disperatamente, non ha capito. Io vado a scrocco come... Capito, vediamo se si accende subito oppure fa storie, un po' di storie, vai tu. Intanto che lui accende, noi continuiamo la nostra chiacchierata. Avete in mente già qualcos'altro per il futuro immediato oppure
ancora tutto in sospeso. Abbiamo diverse idee, dobbiamo vedere come farle, non diverse tra di noi, diverse sì. idee da vedere come adattare a quella che è la struttura espressiva delle luci rosse. Le ultime cose che ho sentito dalla produzione di Giulio mi sembrano molto interessanti, si può fare un salto per quello che riguarda le luci rosse da un'espressione più energica ad una un po' più introspettiva ma ugualmente profonda e di qualità. E credo che ci siano tutte le possibilità con i nuovi mezzi e le nuove tecnologie di poter lavorare, nonostante noi siamo divisi geograficamente da diversi chilometri. Penso che riusciremo a fare qualche cosa di nuovo per la prossima primavera, in maniera tale da ad agosto, luglio-agosto, a proporre una stagione live, qualche cosa di diverso. Certo, io non so come mai, ma questa sera mi è venuta in mente, mentre voi suonavate, un'immagine di un ragazzo, di un 14enne, però con pensieri non da 14enne, ma pensieri un po' più maturi, un po' più adulti. Sapete spiegarmi come mai, il perché di questa immagine? Io provo a dare la mia spiegazione e poi Domenico darà la sua. Io credo che le luci rosse abbiano una forte carica empatica e da questo punto di vista sono un gruppo molto fresco e quindi credo che possano avere un certo appeal anche nei confronti di un pubblico giovane. Allo stesso tempo però, e questo per quanto riguarda la sonorità, sì. Allo stesso tempo però le voglio dire, i testi sono chiaramente, adesso è inutile, sì, voglio dire, cioè, sono dei testi che ovviamente nascono da esperienze di vita e che quindi ci hanno accompagnato lungo tutti questi anni. Io credo che sia la grande fortuna della Luci Rosse in realtà questa, cioè il fatto di riuscire a coniugare una certa freschezza, una certa spontaneità che è tipica dell'adolescenza insieme ad una forma mentale, ad una capacità di elaborare i concetti che invece appartiene probabilmente alle persone più grandi, più mature. Capito, adesso sentiamo un po' Domenico cosa mi dice un po' su questa mia visione. Ma io credo che quando abbiamo iniziato a suonare questa visione può essere data da può essere evocata da quello che rappresentano i pezzi che abbiamo fatto 10 anni fa e che abbiamo, alcuni di questi abbiamo riportato stasera. Eravamo sicuramente diversi da quello che era l'espressione del momento, eravamo più supponenti ed eravamo convinti, nonostante fossimo molto giovani, di poter rappresentare un pensiero e una filosofia che erano assolutamente molto lontani da quello che era l'espressione tipica giovanile, perciò abbiamo sempre avuto un'anima più matura, più adulta, più con una presa di coscienza e di posizione per diversi aspetti prepotente, che probabilmente siamo più scanzonati adesso addirittura di quanto lo fossimo 10 anni fa. Sicuramente. Ancora una volta Saronno, ma non solo, ha risposto e ha fatto sentire il suo affetto. Io ho vissuto in mezzo al pubblico e ho sentito proprio che la gente vi ama ed è un sentimento sentito. E io mi auguro che sia parimenti sentito per quello che riguarda l'affetto singolare che ognuno di noi ha con le persone di Saronno, che per quello che riguarda da un punto di vista prettamente estetico e musicale. La cosa sempre più piacevole quando si suona è sentire il pubblico che canta le tue canzoni e questo, come sempre, anche stasera mi ha fatto piacere. Tu vuoi dire qualcosa? Ma no, semplicemente che tanti anni fa noi pensavamo di, attraverso le luci rosse, di riuscire a dare visibilità ad una realtà anche sociale che a Saronno era abbastanza negletta, che era quella di un certo tipo di gioventù, che non era una gioventù pettinata, a modo e perfettamente regolare. E noi siamo stati proiettati dalla grande energia del nostro pubblico a fare delle cose anche importanti anni fa. Riuscire
cioè vedere che dopo tanti anni di distanza queste persone sono cresciute ma mantengono lo stesso tipo di affetto e che poi si è aggiunto anche un pubblico giovane, probabilmente anche motivato dai più vecchi che in qualche modo magari hanno anche fatto un certo passaparola, questa cosa, cioè, ci riempie di a me sinceramente riempie di gioia, perché significa che comunque certe cose anche a distanza di anni continuano a essere vive e pulsanti, e questa è una bella cosa per chi fa musica, perché significa che quello che fai ha ancora un valore nonostante il tempo che è passato, che riesci a trasmettere, diciamo, un qualcosa, quel qualcosa che ti prefiggi. Ma noi non dobbiamo ovviamente fermarci qui, dobbiamo andare avanti, infatti i pezzi nuovi saranno diversi e avranno tante cose differenti, però allo stesso tempo penso la Luce Rossa, come dicevo prima, un gruppo molto empatico, credo che l'empatia continuerà a essere tale anche nel futuro. Certo, questa sera ci sei messa anche la pioggia, però non ha rovinato, ha creato quell'atmosfera nelle ultime due canzoni. Come potete vedere io sono ancora un po' bagnato perché ho resistito come tutti del resto. Stoico. Per cui anche il tempo ha voluto dire la sua. Ma noi non ci siamo neanche resi conto del fatto che piovesse, devo dire. No, io sì, no. Ha iniziato proprio quando avete. No, anche tu mi sei avvertito perché hai detto qualcosa. Comunque mi sembra che per quello che riguarda la pioggia, mi ricordo nel 94, prima di salire sul palco aveva iniziato a piovere, e non così come stasera ma parecchio di più, ha piovuto per due giorni, poi non abbiamo avuto la possibilità di esprimerci se non la domenica nel pomeriggio, e perciò quell'anno Festoria ci aveva levato la possibilità di esprimerci, l'aspettavamo probabilmente molto più di adesso. Quest'anno ci ha restituito l'opportunità dopo 10 anni, ci siamo restituiti l'opportunità anche a noi dopo 10 anni, è una vittoria un po' di tutti e sicuramente anche di Festoria. Certo, io adesso a questo punto congedo i ragazzi che ovviamente dovranno festeggiare e stare un po' con i loro amici, li ringrazio di essere stati qui pazienti. Dobbiamo bere e fumare. Va bene, li ringrazio, è stato un piacere. E buon Festoria a tutti. Sì, Festoria che è la cosa più importante, sempre e comunque. Grazie mille a voi, per sempre, con la gentilezza solita. Grazie a voi. Settembre 2006, la seconda serata di Festoria, abbiamo stasera il concerto di Bugo che è qui con noi a parlarci dell'ultimo disco, magari Sguardi Contemporanei. Che ci vuoi dire su questo album? È un disco nuovo, uscito proprio 3-4 mesi fa. Io ho fatto una tournée estiva che direi chiudo con oggi, perché ormai poi settembre, perché col caldo che fa, insomma, l'estate mi sa che finisce ottobre. Potremmo continuare fino a ottobre, quindi se facciamo un'altra manifestazione promettiamo di chiamarti. E niente, il disco è uscito 3 mesi fa, un disco molto rock, molto diretto, c'è poca elettronica e non ci sono neanche le chitarre acustiche che in passato le ho sempre usate molto. Quando hai iniziato a suonare come Bugo? Nel 1997 la batteria, e poi dopo un anno circa sono passato alla chitarra. Ok, e ti ispiri a qualcuno in particolare, qualche artista italiano o straniero? Ma tanti. C'è qualcuno che urla e fa casino, però. Tanti artisti mi piacciono, italiani, stranieri, da John Spencer, mi piace molto Beatles, Rolling Stone, Beck, tutta sta roba abbastanza esatto, rock. Avevo notato qualcosa di simile con Beck. Italiani, Battisti mi piace molto, Celentano. Però per dirti quelli più famosi, in realtà c'è molta musica che mi piace, ascolto molta roba. Tu quale strumento hai iniziato a suonare da bambino, tipo? Con quale strumento hai iniziato? Con la batteria, come ti dicevo prima, sì, il primo strumento. Ok, e le previsioni future per un altro disco, la stagione invernale? Ma adesso probabilmente vado a registrare della roba nuova fra poco, vado a registrare delle idee, in realtà non è proprio una registrazione, è una preproduzione. E poi questo inverno spero di suonare da qualche parte. No, non da qualche parte, nei locali di Cortina, da un pezzo, in montagna, Cervinia, quelle località lì. Ok,
Ringraziamo Bubo, aspettiamo il concerto di stasera che inizierà tipo alle 11, diciamo. Sì. Possiamo azzeccare un'ora simile. Sì, 10 e mezza 11. Sì. 10 e mezza 11. Ok, grazie Piero da Salorno, buona serata. Venerdì 8 settembre, Festoria 2007, sono le 6:30, sono in compagnia della band Yodrama che suonerà stasera sul palco grande di Festoria, band che io ho conosciuto pochissimo tempo fa grazie a qualcuno degli altri organizzatori di Festoria, in località Lainate durante un festival di cui non ricordo il nome, però comunque una cosa molto più contenuta. Sono in compagnia di tutta la band, 5 elementi, in particolare parlerò con i due Fabrizio, che sono l'uno la voce, l'altro chitarra. Prima chitarra, seconda chitarra, non fa differenza. Ah, non fa grossa differenza. È un misto, insomma. Intrecciamo. Dunque, Yodrama, inizio con te Fabrizio, col Fabrizio 1. Yodrama cos'è e che genere fate, se si può spiegare? Sì, spiegare sì, si può, però è una cosa lunga, infatti preferiamo sempre invitare la gente a venirci a ascoltare su MySpace, però in generale facciamo rock androgino, lo chiamo rock androgino da una vita perché effettivamente che sia rock è evidente, no? Abbiamo una formazione batteria, basso, due chitarre, voce e violino, però non è esattamente rock, cioè abbiamo tante influenze tutte diverse, ci siamo sempre contaminati, per cui abbiamo un pochino sì radici sia lontane che più nuove, siamo abbastanza liberi nella composizione. Yodrama è un progetto che è nato poi nel 2004, in realtà venivamo tutti da varie esperienze e è nato col chiaro intento di fare musica propria e di cercare di tirar fuori un disco, cioè con un certo impegno, disco che poi è uscito, quindi è uscito a marzo. Ti faccio una domanda, come mai l'inserimento del violino e se l'inserimento del violino è proprio arrivato da una delle tante vostre influenze? Allora, l'inserimento del violino non è arrivato da una delle nostre influenze, nel senso che io ovviamente sono passato per gli After Hours che hanno il violino, ho avuto un periodo di grandissima passione per i Velvet Underground che hanno la viola, tantissime band hanno utilizzato il violino e nonostante questo non sono quelle che hanno ispirato questa scelta. Al momento in cui ci siamo trovati, diciamo all'inizio proprio del gruppo, a mettere giù le fondamenta, boh, è uscita fuori questa cosa, tra poco anche tra me e lui, io gliel'avevo detto subito, sto violino ci sta, e poi niente, così dal cielo è arrivato il signor Vito Gatto lì in fondo a destra e basta. Poi niente, una volta che, cioè, non avessimo trovato lui probabilmente ci passava anche la voglia, invece certo. L'idea c'era, lui era perfettamente inserito nel contesto, quindi non ci facciamo neanche più questa domanda, se devo dirti la verità, tanto ormai siamo così. Yodrama so che hanno un disco, hanno un disco pubblicato dopo un paio di promo e hanno anche un video che sta girando su Match Music e Rock TV, e ha girato per una decina di volte anche su MTV, sì, il canale nazionale, sì. Non quello di Sky, sì. Io so che avete registrato un video e mi interessa in modo particolare esplicitarlo per il semplice fatto che parte di questo era girato nella sede, che tra poco sarà ex sede, no, del Circolo Culturale I Briganti. Al di là delle novità della news, raccontaci un po' questo video e perché è stata scelta la nostra sede. È avvenuto tutto molto per caso, il disco era praticamente finito anche se ancora non era andato in stampa, sapevamo che avremmo dovuto tirar fuori un singolo, il singolo scelto era China sulla fine del mondo, che potete vedere proprio da yodrama.com, ma anche su MySpace, YouTube, tutto quello che volete, è un pochino dappertutto, il video appunto di cui parlavi prima in rotazione. E niente, mentre pensavo a questo video, a come realizzarlo, sono andato a vedere un gruppo di amici, My Old Hangover, che suonavano proprio al Circolo Briganti. Ah, okay. Sono arrivato al Circolo dei Briganti, tra l'altro dopo 20 minuti che cercavo la strada sono arrivato lì e basta, l'ho visto, ho detto, ho conosciuto tempo due minuti, ho conosciuto i ragazzi dei Briganti, ho detto io dovrei fare questo video con la nostra band, così vi andrebbe se facciamo l'esterna in cui suoniamo tutti nella corte del circolo, basta, ci siamo sentiti, loro sono stati disponibilissimi e basta. E poi abbiamo girato il singolo lì e basta, poi adesso siamo anche qua, quindi diciamo che siamo legati dal destino. Siamo felicissimi di essere stati scelti per questa cosa e speriamo che qualcun altro lo faccia, speriamo anche che questa struttura che vada a rinnovarsi, perché è
purtroppo decadente, ma per qualche motivo verrà ristrutturata da capo e magari possa ospitare altri video e possa fare da scenario per altre cose del genere. Guarda, io posso dire una cosa soltanto, proprio perché queste cose ce l'ho veramente a cuore. Non sono di Saronno e quindi ovviamente non conosco neanche le politiche interne o cose del genere, però un luogo come quello, ristrutturarlo tutto, renderlo qualcosa che non è, per me è un abominio, sinceramente. Piuttosto lo utilizzino per qualcos'altro, però è un posto per i giovani in cui, non lo so, c'è... Sì, è vero che è un po' decadente, ma perché quando stai sotto al Colosseo, cioè ti sembra tutto intero? No, però è bello lo stesso, non avrebbe senso veramente ristrutturarlo del tutto, bisogna riconsiderarlo perché è molto affascinante. E i briganti e il circolo dei briganti lo sa sfruttare anche bene con gli eventi che fa, per cui è un po' un peccato, insomma, ridurlo a una costruzione come un'altra. Se dovessi fare la didascalia al commento, direi l'involontaria politica giovanile. Voi, vi faccio una domanda, faccio a te Fabrizio così cambi un po' interlocutore, ricordate in particolare uno dei vostri concerti per entusiasmo vostro piuttosto che entusiasmo del pubblico? Ma molti concerti ricordiamo bene, parecchi, sicuramente quando li facciamo a casa nostra, a Settimo, che c'è questo Palazzo Granaio, noi sentiamo molto di più il concerto effettivamente, per il calore del pubblico, per quello che ci trasmette, tutto qua, e per le radici che abbiamo anche nel posto. Dunque ricordiamo parecchio quando suoniamo a Palazzo Granaio a Settimo, effettivamente, e poi nel Velvet di Rimini, per esempio, Tempio del Rock, tutti questi manifesti di gruppi storici, insomma è stata una bella emozione. Gruppi storici, e loro sembrano intendersi, perché l'altro Fabrizio uno parlava di Velvet Underground, che è una band veramente terribilmente nota, e che ha fatto la storia della musica, e oltretutto il cantante poi è diventato produttore, ha fatto delle cose importanti, sì. Esatto. Dunque, Iodrama, stasera cosa avete intenzione di fare? Ci riserverete qualche sorpresa o qualche cosa nuova nel repertorio piuttosto che... Allora, stasera forse no, perché abbiamo un tempo limitato. Ieri sera l'abbiamo fatto perché eravamo per esempio al Transylvania Live a Milano, avevamo la nostra serata con tutto il tempo a disposizione, e domani sera idem. Stasera purtroppo, ovviamente, siccome sono tre band che noi, ma anche la Stasi e Mercy Miss Monroe, sono band che anche loro hanno il loro spettacolo, vedremo di essere proprio precisi coi tempi, quindi cerchiamo di fare quello che facciamo di solito. Però guarda, non partiamo, la scaletta c'è, ma poi in realtà quando siamo sul palco sì, improvvisiamo, c'è della teatralità quando capita, improvvisazione, magari a volte spariamo il concerto dritto così senza neanche parlare, dipende dalla situazione, vediamo un pochino come uscirà fuori. Ascolta, prima di salutarci vorrei che deste a tutti i telespettatori i vostri contatti di MySpace, il vostro sito e infoline, piuttosto che un indirizzo email a cui raggiungervi. Certo, allora il sito ufficiale è www.iodrama.com, dove trovate tutto, la nostra biografia eccetera eccetera. Per invece interagire con noi, anche se lo potete fare anche dal sito ufficiale, molto meglio da myspace.com/iodrama, e potete sentire anche tutti quattro pezzi, e poi tramite i vari MySpace nostri personali ci sono altri pezzi sempre dell'album, quindi potete assaggiarlo un po' tutto e basta. Quindi questi sono i due contatti principali. Il vostro disco è acquistabile anche da internet? Il nostro disco è acquistabile da internet, il titolo del disco è Nient'altro che Madrigali, e lo potete trovare sul sito www.tuberecords.it e potete fare il vostro acquisto anche lì. Bene, allora ringraziamo Iodrama per questa intervista, ringraziamo Piero da Saronno che ce l'ha realizzata. Grazie. In bocca al lupo per stasera e buona serata a tutti, insomma. Crepi di la festoria. Settembre 2007, siamo alla 14ª edizione di Festoria, siamo in compagnia della band La Stasi, che si ripropone quest'anno durante la terza serata, e suonerà stasera, e sono in compagnia di Giorgio, Daniele, Lorenzo, Luca, Stefano, Luca. Ok ragazzi, voi so che suonate da parecchio tempo, ok? E tra tutte le persone che si sono presentate adesso c'è anche uno special guest. Sì, c'è l'ultimo della fila, ma non l'ultimo per importanza, che è Luca, che ha suonato sul nostro disco il violoncello, e questa sera suonerà il violoncello live con noi. La Stasi cos'è e da quanto tempo suonate insieme? Allora, suoniamo insieme con vari rimpasti da tanti anni,
Diciamo che la band esiste dalla fine del 2002 e siamo arrivati solo adesso a un esordio discografico, diciamo, pubblicato regolarmente, al di là dei classici demo distribuiti tra amici o nei live. Siamo arrivati solo ora a questo traguardo, diciamo. Quei classici demo di cui la maggior parte degli incassi le fanno le famiglie e gli amici, e le famiglie sono importantissimi. Ogni componente ne compra una e va benissimo così. Comunque abbiamo qua con noi il disco che si intitola L'estate è vicina. Possiamo farlo vedere alla telecamera. La Stasi, L'estate è vicina, il primo disco. Quanti brani, ci vuoi raccontare qualcosa? Quanti brani sono e di cosa parla questo disco? Allora, sono 11 brani, diciamo che è un po' una raccolta di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, nel senso che ci sono brani più recenti, altri più antichi, che sono stati un po' così riposizionati, riproposti, riarrangiati, ed è un po' il quadro di quello che siamo noi musicalmente. Voi avete iniziato prendendo spunto da qualche band in particolare, da qualche suono in particolare, tipologia di suoni? Ma diciamo che ognuno di noi aveva le sue influenze abbastanza eterogenee, comunque indirizzate verso le sonorità rock, chi magari più così ritmiche, più verso il punk per dire, chi più verso magari la psichedelia per intenderci. E poi dopo, vabbè, le jam session in saletta hanno portato poi a far venire fuori il nostro suono, che pian pianino si è costruito da solo. Vi voglio fare un'altra domanda. Io so che la Stasi, nella maggior parte dei casi, se non sbaglio, suona con delle proiezioni, giusto? Perché le proiezioni e cosa proiettate? Allora, le proiezioni sono dei montaggi di film che ci piacciono molto. Questa sera ci sarà anche la proiezione del nostro videoclip del singolo, sono sia film che cartoni animati che addirittura spot pubblicitari, e ci piace un po' dare un po' anche questa dilatazione alla nostra musica, con delle immagini che rappresentano un po' lo stato d'animo che vorremmo in qualche modo comunicare con l'esibizione live, ecco. Prima dell'intervista mi dicevi che il video è stato creato interamente al computer, giusto? Digitale? Sì. L'hai creato tu? Sì. Come è fatto? Si è creato da solo in digitale, è stato fatto a cartoni animati, da me, la mia casa di produzione, e ci siamo occupati così del singolo in accordo con la casa discografica. È venuto fuori un videoclip che è soprattutto un corto, che si rifà anche qui all'atmosfera un po' del brano, e che insomma adesso sta facendo anche il suo iter, spero a breve, sulle televisioni musicali e per adesso nei vari festival dedicati. Insomma, ci stanno anche qualche soddisfazione. Quindi la Stasi finalmente, dopo anni di musica, riesce a pubblicare un disco, riesce a fare un video che sta vincendo e sta partecipando a dei concorsi di cortometraggi. Io sono in compagnia di tutte e cinque. Come ieri, faccio un'altra domanda che per me è fondamentale, che ieri l'hanno presa sul ridere, però è fondamentalissima. Voi da dove arrivate? Cioè, Saronno o anche dintorno? È da là. Aspetta, passiamo a un altro musicista. Tu sei Daniele, il chitarrista, che vuole raccontarci la sua origine. La mia origine più o meno si trova qui a 150 metri, no, siamo per lo più tutti di Saronno, dintorni, insomma Cislago, ragazzo là in fondo, la special guest di stasera viene invece da Cologno, per il resto siamo tutti di questa zona, insomma. Un'altra domanda, vi ricordate in particolare un concerto fatto in un posto particolare o per tanta gente che ci fosse o perché è venuto divinamente? Avete in mente qualche esibizione in particolare? Magnolia a dicembre, al Magnolia a Milano a dicembre, quello è stato un bel concerto. Abbiamo suonato anche a Spazio Musica a Pavia, un gran bel locale, alle Piccole Iene a Romagnano Sesia. Gli ultimi 6 mesi sono stati abbastanza buoni come live, come soddisfazione, diciamo. Poi è sempre bello, diciamo. Adesso passiamo alle domande invece serie, perché Piero da Saronno mi consiglia, mi suggerisce sempre di fare delle domande serie. Quanto aiuta la musica ad avere una donna? Allora, tutti iniziano a suonare solamente per un motivo: non esiste la passione per la musica. Si inizia pensando che, siccome normalmente ognuno ha dei miti televisivi o sulle riviste, che è una chitarra con di fianco il Jack Daniels e una ragazza, inizia sempre per quel motivo. Poi in realtà si rende conto che la musica è molto bella e quindi diciamo che non aiuta per niente. La realtà è che qualcuno si ferma alle donne e qualcuno purtroppo al Jack Daniels, quindi giusto. Noi siamo in mezzo, tra le donne e il Jack Daniels c'è la musica, stiamo lì. Io voglio fare una domanda al tastierista di nome Luca. Invece è reale parlare di binomio musica-alcol?
Diciamo che ha la sua importanza anche quello, insomma, ogni tanto ci si lancia in certe serate che magari con la musica hanno poco a che fare, con l'alcol un po' di più, però insomma è importante, fa parte anche quello ogni tanto delle serate nostre, delle... Bene, allora io saluto la Stasi, saluto Piero da Saronno, vi lasciamo all'8 settembre che è il terzo giorno di Festoria 2007, 14esima edizione, stasera suonerà con noi la Stasi, per che ora è previsto il concerto? Intorno alle 10. Intorno alle 10, un saluto a Piero da Saronno e a tutti coloro che ci guardano. Festoria 2007, ritorniamo qui finalmente dopo 13 anni, quest'anno è il 14esimo anno, la 14esima edizione del più grande festival saronnese, l'unico fino a 3 anni fa, ma qualcuno cerca di farci concorrenza. È il 6 settembre, è la prima serata di questa manifestazione e siamo al tavolo in compagnia con la prima band che inaugurerà la primissima serata di quest'anno. Abbiamo deciso di disturbarli a pranzo, a cena scusate, perché è buissimo, vedete quanto è buissimo fuori, e proprio perché abbiamo deciso di disturbarli tenteremo, senza troppa aggressività, di fare delle domande e speriamo che rispondano correttamente. Dopo passiamo alle presentazioni, se ci stiamo nel nastro naturalmente. Io ho qua di fianco un componente che se non sbaglio era il chitarrista. No, assolutamente no, io suono la batteria. Mi chiamo Yuma e sono qui con i miei compagni per fare una buona serata country e bluegrass questa sera. Mi dicevano che questa band fa rock oltre che bluegrass e forse anche un po' di pop. Sì, facciamo un po' tutti i generi, ma più che altro siamo stati quest'estate a Nashville e a Nashville abbiamo incontrato più generi musicali e abbiamo voluto accostarci a questo bluegrass, questo che letteralmente significa erba blu. Ed è un genere molto sanguigno, molto vitale, e vogliamo proporlo qui questa sera a Festoria. C'è qualcuno tra di loro che può spiegarci meglio il significato di erba blu con tutte le sue accezioni negative o positive? Ma sì, qua abbiamo un chitarrista qui che è un attimino preso a bere la birra. Allora passiamo subito la parola al leader del gruppo, che è Alberto Sant'Ambrogio, e che vi spiegherà lui cosa significa bluegrass letteralmente. Alberto, ci puoi spiegare davvero la definizione, l'accezione migliore che hai di questa parola? Non lo so. Alberto è stato molto esauriente e siamo felicissimi di aver avuto delle risposte, e quindi ti potremmo fare possiamo farti un'altra domanda? Sei stato anche tu in questo viaggio? Sì, sono stato anch'io insieme a loro, insieme eravamo in 5, è stato un bellissimo viaggio che si è concluso. Che si è concluso meravigliosamente poi in Florida, a Mollo, nelle acque caraibiche. Ecco, un bel viaggio, lo consiglio a tutti. Ho scoperto che nell'organico della band abbiamo anche uno strumentista particolare che è la sirena. Però c'è un altro che è più irruente e vuole parlare prima. Avevamo una sirena elettronica, ma si è guastata l'ultima data. E quindi abbiamo sostituita con questo ragazzo. Fagli sentire. Abbiamo una sirena meravigliosa, quante canzoni riesce a fare lui alla volta? Allora, lui è quello che nel momento in cui la serata prende il volo, cioè proprio la gente non ce la fa più e continua a ballare, parte la sirena, è un po' come la sirena dei pompieri, quando c'è un incendio partono i pompieri, quando la serata prende fuoco abbiamo il violinista, bravissimo, che parte con la sirena. Scusami, ma c'è sempre il vostro musicista che continua a rompere, nel senso... Vuoi salutare la mamma? Sì, ciao mamma. Ce l'ha chiesta anche Bono Vox, ma noi l'abbiamo tenuta. Famosissimo Bono Vox, che è un editore di fumetti. Esatto, fa un fumetto che è Gordon Blue, che è un fumetto eccezionale. Poi dopo nel suo passatempo preferito è fare musica con degli altri che si chiamano... V2 o U2, non mi ricordo più. V2 ottima, questa me la segno sul taccuino. Comunque ragazzi, a che ora avete intenzione di iniziare a suonare stasera? Ma dipende quando parte la sirena. Se parte subito andiamo. No. Dunque, allora salutiamo tutto il pubblico di Festoria 2007, sì, esattamente. Questa è la Mama Bluegrass Band, tra poco con noi.
Edizione di Festoria 2007, il secondo giorno, 7 settembre, e siamo in compagnia della band Mellow Toy, appoggiati al proprio furgone, tra l'altro, come potete vedere dalla bellissima scritta dietro. Siamo in compagnia di Titta, Lorenzo e Matteo. Che strumenti suonate? Chitarra, basso e batteria. Ok, i Mellow Toy sono una band che è nata nel 2001, ma avete iniziato a suonare esattamente nel 2003. Quanti eravate? Mi raccontate un po' la vostra formazione. Allora, prima eravamo in 4, abbiamo esordito in 4, poi siamo diventati 6, per un periodo siamo stati 5, adesso ritorniamo a essere 6, da domani. Una partita tombola per la vostra band, ok, giusto? Ok, ottimo. E il primo disco quando è uscito? Il primo disco è del 2004. Si chiamava? Si chiamava Mellow Toy, perché okay, la fantasia è la qualità peculiare di questa band. Ok, a questo punto mi viene spontaneo chiederti cosa significa Mellow Toy. È meglio che non lo dico. È un giocattolo per signorine. Abbiamo appreso che Mellow Toy è un giocattolo per signorine, di cui lasciamo la spiegazione ai posteri. Dunque, voi avete iniziato, ripeto, nel 2003 con questi cambi di formazioni. Il primo disco era ispirato magari a qualche band in particolare, o voi avete delle preferenze? Ma diciamo che il primo disco era più improntato sul crossover, quindi quello che poteva essere Limp Bizkit o comunque tutta la scena rap americana. Dove è stato registrato? Mezzanima Studio, ad Arcore. Il secondo disco invece ci sono stati dei cambiamenti importanti, qualcosa di particolare da raccontare? Sì, ne è venuto fuori un disco più istintivo, più un pochettino più duro. Abbiamo appesantito un pochettino il sound, ci piace far casino. Appesantito un po', noi abbiamo sentito il sound, cioè che sono decisamente pesanti, insomma. Ma no, dai, nella norma. Vi faccio un'altra domanda, so che avete partecipato a un Gods of Metal, giusto? Ci raccontate l'esperienza, com'è partecipare al Gods of Metal, perché credo che per una band che faccia il vostro genere musicale sia qualcosa di veramente molto molto importante. Sì, è bello, sicuramente è un casino, perché è un casino, e poi ci si ubriaca molto presto. Ottima risposta, ci ha fatto arrivare ai punti cruciali della discussione subito. Ora lascio all'ultima domanda, che per me è importante, ma anche per voi immagino. Facciamo rispondere lui, va bene. Voi da dove venite? Noi siamo Brianzoli e veniamo da Desio. Per la maggior parte del gruppo, poi c'è qualcuno di Cesano, Paderno, un po'. Ok. Sempre Brianzoli. Poi. Sempre Brianzoli, quindi ce l'avete fatta ad uscire dal guscio ed arrivare qui. Brianza Prata. Da Desio a Saronno non è lunghissimo. No, non possiamo dirlo a tutti però, naturalmente. Allora, volete lasciare qualcosa ai vostri fan? Qualcosa da dire? Ciao. Questo è un messaggio il più originale di quelli che abbiamo registrato negli ultimi 3 anni, probabilmente. Salutiamo Piero da Saronno e questi sono i Mellow Toy che suoneranno stasera alle ore 10. 10 e mezza anche facciamo, siamo un po' larghi con gli orari. Festoria 2007, ciao a tutti. Ciao, ciao. Settembre 2007, stiamo iniziando la 14ª edizione di Festoria, questa è la terza serata, abbiamo con noi Mercy Miss Monroe che suoneranno questa sera, non so esattamente a che ora, per ultimi, sono gli headliner, quindi si chiamano così, ovvero la band di punta, per chi non lo sapesse. Testa linea testa, qualcosa del genere, com'è? Linea di testa. Il gruppo di testa, insomma. Abbiamo con noi Matteo. Ciao. E Giovanni. Che sono rispettivamente cantante e voce, giusto? Cantante e chitarrista. Cantante e chitarrista, sì, pardon. E batterista. Mercy Miss Monroe che per noi hanno già suonato un sacco di volte per il ciclo. Alla 12ª edizione di Festoria. Vi aspettate tanto pubblico per stasera, immagino? Sì. Io voglio il pienone, se no non suono. Io voglio tutto pieno, se no non suono. Tutto pieno. Non so. Stipate in ogni ordine di posti. Ma ascolta, allora, voi avete registrato 2 dischi, giusto? L'ultimo si intitola, e mi dici anche 2 cose sull'ultimo disco? Sì, posso prendere io? Certo. Il disco si chiama Some Minor Crimes. Sì. E, è stato registrato più o meno un anno e mezzo fa, è uscito qualche mese fa. E, sta vendendo decentemente, anche sì, perché non l'abbiamo. A noi piace pensare che sta vendendo tantissimo, in realtà non abbiamo assolutamente nessun dato statistico di vendita, però non importa. Lo stiamo portando in giro, l'abbiamo portato in giro, abbiamo fatto dei live in primavera e abbiamo presentato le canzoni nuove
questo è quello che stiamo facendo in questo periodo. Vi rivolgo a due domande che ho fatto alla band precedente, perché per me sono molto importanti, ma credo anche per voi. Primo, ditemi la realtà sul binomio alcol-musica. Eccola. Allora, scusa, che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Saranno le 5, le 4. Ecco, guarda il binomio com'è. Sono già a questo punto qua. Ha vinto la musica allora, nel tuo caso. Vince l'alcol. Io, cioè, in realtà suonare è un pretesto per bere gratis. Non suoniamo mica per la passione noi. Sembriamo facce di persone. Noi suoniamo per l'alcol gratis, perché quando tu vuoi suonare in qualche posto c'è sempre qualcuno che ti offre birra. Poi con la scusa che sei del gruppo ti danno ancora più da bere. Infatti consigliamo sempre, scusa Giovanni, consigliamo sempre a quelli che ci chiamano a suonare di farci suonare prima possibile, perché almeno rischiano meno il fatto che qualcuno di noi magari non sia in grado di fare il live. Questa sera non hanno ascoltato il nostro consiglio e ci hanno fatto suonare per ultimo, vediamo come finisce, cazzo, almeno. Questa, comunque faremo l'album delle grandi verità della musica, assolutamente. Allora, voi suonerete più tardi, avete già partecipato ad un'altra edizione di Festoria 2 anni fa, avete suonato per il Circolo Briganti un bel po' di volte, mi ricordo, e tra l'altro il pubblico era molto carico, molto con anche un sacco di esponenti del sesso opposto. Sì, certo. Te ne sei accorto? Sì, mi sono accorto. Ma questa è la cosa bella. Accorti. Ma anche loro se ne sono accorte. Se ne sono accorte anche le ragazze. Sì. Ma la cosa bella della nostra band è che piace sia ai maschi che alle femmine. E le femmine vengono molto spesso ai concerti. Più per me. Cioè, le femmine vengono per me. Gli uomini vengono per ascoltare la musica. Esatto. Diciamo che il punto forte della band a livello di donne sono io. Vengono per me. Un po' perché sono l'autore di tutte le canzoni dei Mercy Miss Monroe. No. Questa è la parte delle grandi verità della musica ancora. Vediamo se dice la verità stasera. Vedremo stasera. Vengono da bere. Cioè, in realtà mi usano queste maledette, perché vengono da me, sanno che suono, mi chiedono da bere gratis e poi spariscono. E quindi con me. Poi spariscono con lui perché è il cantante, cioè che il batterista è sempre dietro e non se lo caga nessuno, diciamocelo. E allora devo usare questi mezzucci, offro da bere, queste cose qui. E poi va bene. Sono mezzucci. 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 Capito? Tra l'altro mezzucci mi fa venire in mente la canzone, no? Quale? Oh, you gotta let me in on tonight. Oh. E su queste note che non conosco, sì. Non sapevo di che canzone stessimo facendo le note, salutiamo Piero da Salone, salutiamo Festoria, salutiamo Mercy Miss Monroe. C'è il batterista che vuole ancora dire qualcosa, allora noi continuiamo, senza problemi. Vuole essere ripreso. Facciamo un'inquadratura solo di te che non dici niente, dai, un secondo. Parliamo. No, inquadratura solo. No, solo così non mi vergogno, però volevo dire. Tu muovi la bocca e io dico le cose che dici tu. Cosa vuoi dire? Possiamo fare tipo delle domande tipo. Delle domande tipo a. Come si chiama quel programma dove fanno le domande ai cellulari, sai? Tipo. Ah, MMS, SMS. Quella roba lì. Tipo, tu fai la base, tunz, e io gli faccio le domande. Cosa dice la tua ragazza al primo appuntamento? È bellissimo! Allora fare la base? Vai, ciao. Ma c'è già la base? No, questa qua, vai. Come ti chiami? Claudio. Quanti anni hai? 23 ottobre. Che segno sei? Del leone. Ascendente vergine. Ascolta, cosa dici al primo appuntamento ad una ragazza? Dico, ciao, sei bellissima. Ciao, sei bellissima. Mi piacerebbe conoscerti e magari, che so, portarti anche fuori a bere qualche cosa. Ma la prima sera solo baci o anche tutto il resto? Dipende, se lei è disponibile pure tutto il resto, no? Perché no? Ma la domanda clou è quella, ma una botta e via o l'amore per tutta la vita? Beh, guarda, io la botta e via l'ho fatta tantissime volte, pure con tanti miei amici, quando mi fanno girare i cosiddetti, una botta e via ce la do, però l'amore per tutta la vita è sempre, l'amore è sempre l'amore. Ok, ringraziamo i Mercy Miss Monroe anche per questa parodia, perché abbiamo scoperto che sono terribilmente versatili. E a questo punto, ragazzi, versacci. Versatile. Guarda come sono versatili. È finita però.
Ciao Piero, salutiamo gli ascoltatori, è guardatore, è vero, guardatore. Piero è dietro la videocamera, lo stiamo salutando adesso, ciao Piero. Sempre Festoria, abbiamo già sentito un po' di voci da questa rassegna musicale. Intanto abbiamo assistito a un bel paio d'ore di prove del gruppo degli Hormonauts. Abbiamo qui con noi Andy, il leader. Mi hanno detto i tuoi colleghi, mi hanno detto facciamo parlare a lui perché lui va alla grande. Io sono i parlatori. 2 ore è un po' troppo di prove, però dai, bisogna provare ogni tanto. Noi comunque ci siamo divertiti ad ascoltarvi, poi ci avete anche regalato già un paio di pezzi quasi completi, quindi... Sì, dai, un'anteprima, dai, vediamo. No, i suoni sono belli, siamo contenti, siamo carichi per stasera, dai. Quindi... Tutto a posto, tutto quindi a posto, poi sì. Quando arriva il momento, qua spacchiamo anche perché qua si riempirà tutta la piazza. Quando arriva il momento mi spavento, vado backstage, mi devono convincere. E dopo rischi perché qui si riempie veramente alla grande, qui l'atmosfera è bella, voi la prima volta che siete qui, sì, per sì. Noi è una gran bella chicca perché io vi ho ascoltati questa settimana per prepararmi un po' anche all'intervista, volevo sentire bene il vostro sound eccezionale. No, ma grazie, ormai basta per te, no, basta, basta ormai, no, sono timoroso, no. No, anche sì. Se possibile, magari visto che avete tantissime date, lo stavano dicendo anche prima, cercherò magari di venire anche a un'altra, mi faccio un viaggettino da qualche parte, le prossime dove siete? La prossima, venerdì, siamo intorno Milano, nord Milano, non mi ricordo dove, devo guardare internet e capire dove sono. Io. Come ho fatto io, invece, la pagina, abbiamo detto, è stracolma di date. No, cioè, quando sono lì, quando vedo il computer davanti, vuol dire sono a casa. E quando guardo su internet scopri dove sono di sera, oggi siamo a Saronno, io pensavo a Saronno famosi stasera. Tra l'altro dicevamo questo, che forse pare sia arrivato il momento di fare un riposino per poi magari riprendere dopo questo 2007 stracolmo alla grande. Sì, ci fermiamo in novembre, dicembre, stiamo registrando un nuovo disco di già, quindi ci fermiamo, l'ultima data è addirittura anche a Milano, è il 2 novembre, poi... chiudiamo la baracca, chiudiamo il circo e andiamo in studio, registriamo sti pezzi nuovi, ce ne sono, bisogna sceglierli, Quindi avete già un po' di materiale a disposizione, io ho visto tra la cover di Stayin' Alive, ne parlavo prima anche con i tuoi compagni, perché a me veramente, ho detto, sono andato sul sito di Festoria, l'ho visto, intanto parte in sottofondo, non sapevo che ci fosse, parte in sottofondo, ho detto straordinaria, veramente una grande idea. Grazie, una cosa che facevamo sempre quando eravamo un gruppo da birreria, diciamo all'inizio, come scherzo, nel mondo rockabilly, invece da fare i classiconi da rock and roll, da Jerry Lee Lewis, da Elvis Presley, perché non fare un versione country rockabilly di Stayin' Alive? Poi un po' di anni dopo, possiamo anche registrarlo, adesso abbiamo un gruppo, abbiamo un'etichetta, perché non farlo? Quindi... abbiamo registrato. Direi che il prossimo disco, non vorrei parlare troppo presto, ma io non voglio fare cover stavolta, però c'è il gran rischio di essere conosciuto come cover band, così che quando fai rockabilly all'inizio lo sei, non dire rockabilly che suonano in giro, sono siete cover band, ragazzi. No, facciamo original, no, sei un cover band. Però no, poi comunque col vostro sound è anche giusto fare cose vostre, farvi sentire, portare rock and roll a 2007 2010, dai, portare, anzi ho dei strani idee per il futuro, vediamo, se spero che venga apprezzato dai fans, ma strani. Io vorrei uscire un po' anche dalla musica, visto che mi dicevi prima che hai tirato un po' tardi ieri qui a Saronno, noi abbiamo l'amaretto, che non è che sia proprio così grande dal punto di vista alcolico, però insomma magari si può assaggiare, poi abbiamo anche altro, mi dicevi che ieri devo guidare stasera, però magari un digestivo lo faccio prima di suonare. Ok, ti ringrazio. Le provo, diventa la cavia del gruppo, dai, siamo prosecco in Treviso ieri. Io ti ringrazio. Grazie tantissimo, così come anche i componenti della vostra band, per essere qui a Saronno, e do l'appuntamento, visto che mi dicevi, alla prossima vostra Milano. Sì, mi sa che siamo vicino, non lontano, nord Milano, uno di quei paesi che finisce con Ate o Ago o qualcosa. Quindi... ce ne sono tanti qua. Comunque nel caso, sito degli Hormonauts lo trovate subito anche facendo una ricerca su Google. Venite a qualcos'ate, qualcosnago, non me lo ricordo. Ok.
Sempre da Festoria, abbiamo parlato poco fa con il leader di uno dei due gruppi che questa sera si esibiranno. Ora abbiamo con noi Jacopo Bertacco dei Riddle e con te volevamo parlare intanto ovviamente del vostro gruppo. Ti abbiamo rubato dal soundcheck, ti vedo comunque sempre attento a quello che stanno facendo i compagni. E niente, intanto ti volevo chiedere le vostre sensazioni venendo qui a Saronno stasera. Dicevo anche ai vostri colleghi, ci sarà una bella folla perché l'ultima serata di Festoria solitamente qui la piazza si riempie. Bene, questo ci fa assolutamente piacere, anche perché per noi è un po' il debutto di una nuova formazione che da quartetto è diventata quintetto. Abbiamo appena finito di registrare il disco nuovo e quindi stiamo proponendo in anteprima il disco nuovo che non è ancora uscito, e quindi sarà una bella soddisfazione poterlo suonare davanti a un bel pubblico. Sono due batterie, quindi è una formazione particolare, è un repertorio particolare, sarà bello testarlo di fronte al pubblico. Quindi rispetto al solito, quando vi è venuta l'idea di provare a dare questa variazione sul tema? Ma proprio nascendo i pezzi del disco abbiamo visto che poteva essere interessante arrangiarli in questa nuova formazione. Oltretutto è stata proprio il volere anche suonare con un altro musicista, che rinnovarsi un po', sì, così. Diciamo che volevate la collaborazione con il nuovo elemento del gruppo perché ci piace, vi dà delle garanzie. Sì, ci piace molto come suona, e poi era molto bello vedere il contrasto fra una batteria che lavora più in una direzione di rock e di ritmica e una batteria invece più impostata sul jazz, quindi più di colore, una funzione più coloristica. Vi sentiremo poi anche suonare comunque insieme anche in alcuni pezzi. Assolutamente, sì. Quindi sarà un bel contrasto, insomma, staremo a vedere e a sentire. Esatto, perfetto. E invece per quest'anno il vostro programma adesso da qui alla fine dell'anno? Ma innanzitutto appunto di far uscire il disco entro novembre al massimo e cercare di promuoverlo, dato che è un'autoproduzione, con i nostri mezzi e anche con l'aiuto di chi ci sta seguendo in questo momento, che ci sta aiutando in termini di etichetta. E vediamo, speriamo di avere un bel live in modo tale da promuovere il disco sulla più larga scala possibile. Avete già un'idea delle prossime date magari proprio per la promozione, così anche chi ci vede poi saprà dove andare per sentirvi? Sicuramente Milano lo faremo perché è un posto, noi siamo di Milano, quindi per noi sarebbe intanto proporci a casa nostra, e poi sicuramente in varie parti d'Italia, dal nord al centro, probabilmente anche al sud, si spera. Poi avendo fatto questo lavoro che comunque è cantato in inglese, si spera anche di riuscire a fare qualcosa all'estero. Io lo sto facendo per altre strade, con altri progetti, quindi magari si potrebbe aprire qualche strada anche per noi. Quindi si può dare l'appuntamento anche ai fan d'Oltralpe? Si spera, ma il disco verrà distribuito anche in Giappone, quindi si spera di riuscire a fare qualcosa anche fuori, insomma, fuori dall'Italia. E soprattutto per il genere di musica che facciamo è, diciamo, l'unica possibilità veramente di farci conoscere un po', di far girare questa cosa, perché nel mercato italiano purtroppo potrebbe avere una scarsa visibilità. Invece per quanto riguarda i festival, dicevamo prima, c'è stata una vostra presenza nel 2004 all'Arezzo Wave, magari un ritorno piuttosto che altre grosse kermesse? Sì, sicuramente la nostra possibilità di suonare è molto quella dei festival, perché sono le manifestazioni in cui possiamo un po' esprimere al meglio la cosa che facciamo, più che piccoli club, cose del genere. Quindi sicuramente festival cercheremo di farli. Un'ultima cosa, visto che mi hai detto che il sito, che comunque è bellissimo dal punto di vista grafico, in flash, insomma, è bello da navigare, mi dicevi è da risistemare un attimino sull'aggiornamento, quindi noi intanto comunque diciamo a chi volesse di andare comunque a visitarlo, certo, perché c'è materiale d'archivio e ci sono altre cose comunque da vedere. Poi magari
un appuntamento per l'aggiornamento lo possiamo dare. Poi io darei anche la pagina di MySpace, che comunque è il veicolo, non so se l'hai visitata, sì, abbiamo, sì, adesso anche quella la aggiorneremo, ma sicuramente è buono per poter ascoltare un po' di brani e farsi un'idea del gruppo e cosa sta facendo il gruppo. Intanto proprio per dire cosa sta facendo io ti lascio, ti ringrazio e ti lascio al soundcheck, perché ti vedo comunque l'attenzione è rivolta a quello, giustamente, perché... No, più che altro credo che tra poco tocchi a me, quindi adesso meglio che lì. Ok, allora ti ringrazio. Grazie a te e niente, spero di vederci dopo al concerto.